Il voto per appello nominale poco prima di mezzogiorno. La riforma dello statuto della Regione Molise, voluta dal governatore Francesco Roberti, è legge. In seconda lettura, come nella prima, è passata a maggioranza. Compatto il centrodestra, critico e contrario il centrosinistra. Dell'articolato che fra le altre cose reintroduce il garante per l'infanzia e l'adolescenza, nel mirino degli esponenti di PD, 5 Stelle e Costruire Democrazia, è finita la possibilità che la riforma assegna al Presidente di nominare un secondo sottosegretario. Roberto Di Baggio, Forza Italia, si appresta ad affiancare il leader dei popolari Vincenzo Niro, che già ricopre questo ruolo. Oggi i cittadini molisani avrebbero bisogno di ben altre risposte, risposte sul lavoro, visto che noi oggi abbiamo un dato, quello dell'11,9% di disoccupazione, ben oltre la media nazionale. Avremmo bisogno di risposte sulla sanità, visto che i livelli diminuiscono sempre più, e lo certifica anche il Ministero della Salute, con una diminuzione da 80-50, soprattutto per quanto riguarda l'area della prevenzione, segno che il Covid non ha insegnato nulla in questa regione. Invece è evidente che oggi il Consiglio è dedicato a tutt'altro, ad istituire una nuova poltrona, quella del secondo sottosegretario, che nulla porterà a questa regione e ai cittadini molisani, ma serve solo a tenere a freno gli appetiti della maggioranza. Nessun intervento in aula dalla maggioranza. Già nella seduta del 5 marzo gli eletti del centrodestra avevano sostenuto la ratio del disegno di legge del Presidente, che istituzionalizza anche la figura del consigliere delegato. Se vogliamo parlare di sanità, credo che è meglio tacere sull'assenza della Regione con il decreto Balduzzi, e questo dimostra che se il Comune di Campobasso, per esempio, la legge gli consente di nominare 10 assessori, a maggior ragione in una Regione come la nostra, la possibilità di avere dei sottosegretari che seguono determinate deleghe, che vanno nella conferenza Stato-Regione, che vanno nelle commissioni delle conferenze Stato-Regione. L'esempio più eclatante è stato Balduzzi. Se ci fosse stato un consigliere delegato o un sottosegretario delegato, sicuramente oggi non ci troveremmo qui a fare i conti col Balduzzi.